Destra. Ciao a tutti cacciotti e benvenuti in questo nuovissimo vlog dell'America California Diaries. Quest'oggi siamo a San Francisco. Abbiamo viaggiato ieri praticamente tutto il giorno in macchina. Ci siamo fermati un po' a Santa Barbara per fare delle foto che vedrete forse prossimamente. E niente, stamattina siamo qui nella beautiful San Francisco. Abbiamo provato a fare colazione in hotel, ma costa davvero tantissimo, quindi ora ci fermiamo da Starbucks e prendiamo qualcosa da mangiare e poi si va a Cupertino da un amico di Antonio che lavora da Apple, in teoria. Non so quanto riusciamo a registrare, però dovrebbe essere figo. Salvador! Thank you! You're welcome! E dai! C'hanno gli ascensori più veloci del mondo. In San Francisco i prezzi sono molto alti un po' per tutto, anche per il parcheggio. Viene quasi $40 al giorno solo per parcheggiare, perché in mezzo alla strada non è che puoi, non c'è spazio. E se lo vuoi parcheggiare in hotel con il tipo di... che è successo? Fatti un colpo, mi hai fatto venire. E se vuoi parcheggiare in hotel costa 70. Siamo arrivati ragazzi, qua è pieno di edifici che in realtà sono tutti Apple o di proprietà Apple o di gente che lavora con Apple o che collabora con Apple, tutto Apple. E dentro non so quanto riusciremo a registrare, probabilmente niente perché c'è tutta roba top secret. Vedremo in anteprima il nuovo, non è vero, il nuovo iPhone, magari ce lo fanno vedere, non è vero. Speriamo. Andiamo a comprare Apple per Supreme. Però qui c'è un bellissimo shop in cui si possono comprare le felpe, le cose di Apple, e non si trovano da nessun'altra parte nel mondo praticamente, si trovano solo qui. Solo sui siti di reseller. Sono cose esclusive e quindi noi andremo a copparle, come dice Stefano, andremo se a comprare queste cose belle. Andiamo a fare già l'economia. C'è il Samsung che parli. A casa c'ho anche l'iPhone. Sì, sì, l'hai venduto. Guarda, a Tudor. L'ho venduto a Tudor, è vero. Ce l'ho io l'iPhone. È vero, ce l'ho io l'iPhone, ma se lo compro io. Allora ora me lo compro. Ora mi compro l'iPhone, così mi fanno entrare. Portato per questo. Mi compro l'iPhone. Sul serio? In realtà, ragazzi, devo dire che qui c'è comunque un sole bellissimo. Non c'è neanche una nuvola in cielo. Però non fa caldissimo, tira un bel venticello, si sta bene. Io con la camicia sto benissimo. Ora parte la sfida, bisogna trovare una macchina parcheggiata peggio della nostra. Vediamo. Oh. Non vedo cose parcheggiate. Complimenti, hai vinto la macchina peggio parcheggiata del parcheggio. Cambio tattico di location, non siamo più da Apple, siamo al museo del computer vicino a Mountain View, che è dove c'è invece la sede di Google. All'interno di Apple non ci hanno fatto registrare, cioè, perché ci sono tipo dei limiti, non si possono fare foto, video, nulla. Siamo andati lì a pranzare con un amico di Antonio e praticamente è tipo una super mega università. È fighissimo dentro, è pieno di gente, sono tipo 24.000 dipendenti di Apple. 24.000. Il doppio della città in cui sono cresciuto. Cioè, vabbè, ora andiamo in questo museo. Non è grandissimo, c'è un'oretta per visitarlo, però sono molto curioso perché è figo. Siamo dentro lo shop, ragazzi, c'è il Monopoly di World of Warcraft. Che cacchio state dicendo, raga? Questo me lo porto a casa, non hai mica capito. Ragazzi, questo è un malloppo. Abbiamo il Monopoly di World of Warcraft. Poi ho preso anche, aspetta che giro. Poi ho preso anche i carion, che non trovo mai quelli che voglio io, come ho trovato un paio che mi piacciono davvero tanto, li ho presi. E c'è anche questo qui, che è l'iPlunge, che qua mostra un iPhone, però va benissimo anche con il mio Samsung, e è tipo, serve per appoggiare il telefono per terra, però si leva, si mette e si leva, che è la cosa principale, perché io le cover non le uso. Quindi questo, quando lo devo usare lo attacco, quando non lo voglio lo levo. Tac.
Ok ragazzi, abbiamo bevuto una limonata, un po' di tè e limonata, che è una cosa buonissima e deliziosa tra l'altro, con pochi zuccheri a dire il vero, perché il tè freddo qui lo fanno senza zucchero, cioè un infuso così freddo, devi aggiungercelo te, e se non lo aggiungi è una bevanda molto molto sana. E abbiamo comprato delle cose, io, il barone, anche Stefano, quindi ora le vado a posare in macchina e poi entriamo nel museo del computer, che per me è una cosa molto figa, perché per chi non lo sapesse, io la mia carriera su YouTube è iniziata facendo tutorial di programmazione, io ero fissato con i computer, la tecnologia, quindi questo per me è un bel colpaccio. Eccoci qui, posato tutto, questo è anche il pacchettino di Apple che poi vi farò vedere. Dentro c'è la maglietta nera con il logo di Apple fatto tipo ad arcobaleno, molto bellino. Qua come si chiude? Così? E dai E ora siamo entrati all'interno del museo, quindi cerchiamo di fare una bella visita guidata e vediamo cosa c'è di bello. Molto onestamente ragazzi, molte di queste cose non le capisco neanche, c'è una quantità di matematica e ingegneria in queste stanze che ha dell'incredibile. Questo è uno dei macchinari che usavano per criptare i messaggi durante la seconda guerra mondiale, e in questa parte del museo è pieno di tastiere che non sono, cioè non sono probabilmente tastiere QWERTY come questa qua. Questa è una QWERTY, potenzialmente non vorrei dire che una delle prime, ma quasi QWERTY vuol dire che ha questa disposizione dei tasti, vedi che c'è Q, W, E, R, invece di qui, cioè sono numeri, non so neanche che cos'è questa di preciso. Vedete questa roba qui? Voi direte, ah cos'è questo? È un computer vecchissimo. No, questo non è un computer, questo è il computer. Tutta questa roba che vedete gigante da là in fondo fino a qui è tutto un computer. Cioè, infatti qui parlano di armi e altre cose. Qua ti spiego, come facevano a guidare, cioè a guidare, a gestire i missili autoguidati. Sembra la centrifuga della lavatrice. Alla faccia dei circuiti, questo è un missile americano, e questo qua sono i circuiti che usano per mandarlo in giro. E quando c'è un gioco vecchio in cui si parla di fallout nucleari, c'è anche il mainframe, giustamente. Per 5 anni questo è stato il computer più veloce del mondo. Ci voleva più o meno un anno per assemblarlo, e guardate i cavi all'interno quanti sono, guardate quanti sono i cavi. E sembra l'armadio molto disordinato di una ragazza che ha tantissime perline e collane di perline e quelle robe lì. Questi invece sono i primi computer veri e propri, quello sembra in realtà quelli che ti regalano a Natale, finti, che costano poco. Io ce l'avevo. E questo dice molto. Io ce l'avevo. Questo dice molto sull'età del barone. Questo no. E questi sono i primi videogiochi, nel 1976 c'è Alien Invasion, Pro Football e... quello non so, non c'è scritto sopra cos'è. Era il sogno di un bambino, stava un familiare. Il carro armato. Praticamente era un tank, vedi c'è la tastiera dietro. Sì. Lo potevi programmare. Per andare dove volevi tu. Sì. Questo ragazzi è lo spazio dei souvenir, com'è che si entra qua? Sì, souvenir una ceppa. Sei fermato? Torna indietro? Oddio, ora mi mangio. No? No? Dove vai? E questo esattamente cosa sarebbe? Ok, dopo funziona il codice Morse. Allora, devi fare un dash, se tengo premuto. Ragazzi, questa è la macchina che si guida da sola. Allora che facciamo? Partiamo? Dove andiamo di bello? Si può fare qualcosa qui? Si parte? Investiamo Stefano! Dai, investiamolo! Raga, sono finito nel museo di World of Warcraft, io qua volo. Cos'è sta roba? Ci sono anche le guarda! La nostra gita è terminata, prendiamo la macchina e andiamo sulla costa. Andiamo sulla costa qui vicino a San Francisco. Andiamo in un posto che si chiama Half Moon Bay, quindi la baia a mezzaluna. E poi da lì andiamo sempre seguendo l'oceano verso San Francisco. Siamo arrivati ragazzi, Half Moon Bay, la baia a mezzaluna. Siamo arrivati e fa anche abbastanza freschetto perché tira un bel po' di vento, quindi mi metto la felpa di mezzo. Ciao cucciolo, stai giocando col vento? Bravo, che gioca! Ciao zio, come va? Tutto bene? Tutto bene? Ehi, benvenuto sulla mia spiaggia. Io sono il proprietario qui, te come ti chiami? Perché scappi da me? No, non scappare. Mi ero fatto un amico molto velocemente e altrettanto velocemente l'ho perso. There's something on the way that you knock on.
seconda tappa oceanica per noi di quest'oggi. Io ringrazio tantissimo questo acquisto che ho fatto del microfono col paravento, altrimenti a quest'ora non mi avreste mai sentito nella vita. E mi sta iniziando a venire un po' di mal di gola, perché tutto sto vento, ragazzi, non fa bene come sbalzo di temperatura. Caldo, freddo, porca vacca. Il buon Antonio ci dice anche che là in fondo, dove vedete quella palla gigante lì, c'è una base militare, quindi Area 51 versione San Francisco. Noi si fa un piccolo aperitivo prima di cena, poi si vede dove si va. Ora ci dirigiamo verso San Francisco, andiamo a cena in un posto che fa pesce buono, in teoria, lo conosce il barone. Aiuto Azzurri, aiuto! Ma dove sei sceso? Andiamo a cercare il tesoro, Ma come faccio a scendere? Ho paura? Ma da dove? Guardate qua che luce, ragazzi. Voi... No, aspetta, è tutto sporco. Prima quando sono andati al mare. Purtroppo si è sporcata la lente. Saluta Sasha! Sasha Bagascia! Fuori fuoco! Eccoci, parte, ragazzi, attraverseremo quel ponte. Quello, no? È il adesso. Ponte e noi ci stiamo avvicinando. Non so se riusciamo a trovare un punto panoramico prima che vada via la luce. I grandi parcheggi di Antonio, incredibili. Allora ragazzi, quello che vedete là sopra è il ponte Golden Gate. E questo è l'oceano e quella dall'altra parte è... Non sono informato. Veloce, dobbiamo fare le foto. Dobbiamo fare le foto, correte. Sì, ciao. E niente, quello è il ponte. Mamma, ma che traffico c'è. Ragazzi, anche qui fa un freddo non indifferente. Fa freddino a Los Angeles. Ah, a San Francisco. Fa freddissimo. Ma è bellissimo. Facciamo giochi, fa freddo. Andiamo, veloce. Veloce. Eccomi. Se cai da qui è una bella capitolata. Bella discesa. Golden Gate, San Francisco. Ci siamo. Ragazzi, se vedete delle riprese un po' tremolanti in questa parte di video perché fa freddissimo. Possiamo andare via da qui e possiamo andare da qualche altra parte. Non so di preciso dove, forse a mangiare o comunque in un bagno o al caldo. Non è che faccia freddissimo, fa freddo qui perché c'è l'oceano, quindi tira vento. E dai. Ragazzi, sto vivendo un filtro di Instagram. Questi colori li guardo nei filtri di Instagram, però no filter. Noi siamo diretti a cena, quindi direi che è il momento esatto per chiudere questo vlog. Ci vediamo a cena per mangiare. Andiamo qui a Marina District, Marina District, San Francisco. Ragazzi, per questo episodio di California Diaries è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ti voglio tutti.